Davide, allora, insomma, arrivato questo pareggio, al di là del risultato, per te è stata comunque una prova superata al pilota. Sì, è stata una buona partita, diciamo un po' per tutta la squadra, anche personalmente penso di aver fatto una buona gara. Peccato per il pareggio, potevamo fare qualcosa di più. La partita di oggi ha detto che nella difesa del Pescara, che fino ad oggi ha passato diversi gol, probabilmente d'ora in avanti ci potrà essere spazio anche per te. Vediamo, il mister farà le sue scelte, io sono pronto, anche oggi ho dimostrato che comunque ci sono, quindi in settimana bisogna sempre lavorare e poi lui farà le sue scelte. Cosa è successo in quegli ultimi 5 minuti del primo tempo? C'è stato quel blackout, avete subito quelle due occasioni, quelle due ottime parate di Gennaro e poi il gol di Pezzella con la deviazione di Pascatore, eppure eravate rimasti in superiorità numerica? Sì, abbiamo avuto un mezzo blackout, diciamo ci può stare perché comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra con ottime individualità e purtroppo abbiamo preso quel gol. Faccio l'ultima domanda, sì. Dopo questo pareggio seguito alla sconfitta con il Modena, prossima gara con l'Olbia sarà una gara senza appelli, bisogna tornare alla vittoria. Assolutamente, ogni partita si gioca per vincere, ogni tanto la fortuna, ogni tanto anche la bravura. Cercheremo sempre comunque di dare il nostro meglio per portare a casa i 3 punti. Domande? Posso portarlo via? Io ti faccio la domanda di contesto. Non credi che ci sia troppa ritrosia in Italia nel lanciare i giovani della tua età, soprattutto nelle categorie inferiori, dare una lancia e farli crescere? Perché il talento si vede una volta al lato pratico. Ogni... No. Sì, no, ogni società fa le sue scelte, diciamo. Questo... In generale? No, ti dico, ogni società appunto fa le sue scelte. C'è chi magari preferisce buttare dentro giovani, chi invece magari punta a vincere e utilizza gente più anziana, diciamo. Credi che debba essere superato questa resistenza... Dipende se gli allenatori vedono pronti i ragazzi giovani e magari sì, è giusto che li facciano giocare. Quindi per te a parità di forza non è detto che metto a giocare un 9, cioè credi che il contesto non dica questo? Per me chi è pronto gioca, cioè nel senso, ti dico sempre quello, il mister fa le sue scelte. No, beh, ogni tanto gioca un uomo, ogni tanto gioca magari uno più giovane. E comunque è giovane. Grazie.